parliamo della nuova gamma per quanto riguarda il portacanne per l'anno 2013. E i portacanne, questi che presentiamo oggi, hanno la caratteristica principale di essere rigidi, sia come fondo, infatti nella parte terminale abbiamo un rinforzo in plastica in modo da irrigidire ulteriormente la parte terminale, così da non danneggiare il fondo delle canne, e in più abbiamo anche una certa rigidità anche nella parte mediale. I primi due foderi di cui parliamo oggi sono foderi destinati principalmente a portare sia le canne Roubazien che i rispettivi kit. Abbiamo infatti quello più corto, che è indicato per contenere i kit delle Roubazien. All'interno di questo fodero i kit possono essere riposti anche senza tubi di protezione, infatti avendo questa rigidità sia nella parte mediale che nella parte terminale non rischiamo di danneggiarli. Questo fodero è costituito da una tasca principale nella parte mediale, appunto, all'interno del quale possono essere riposti almeno una quindicina di kit, e in più abbiamo delle tasche laterali sia nella parte sinistra che nella parte destra, e all'interno dei quali possono essere riposti sia i manici dei guadini che eventualmente anche le mini prolunghe. Quest'altro fodero, che ha le medesime caratteristiche, quindi è comunque rigido sia nella parte mediale che nella parte terminale, è costituito da un'unica tasca molto molto ampia, all'interno del quale può essere riposto la canna oppure le canne eventualmente, nel caso appunto disponessimo sia di una canna principale che di un relativo muletto. Sempre con queste caratteristiche abbiamo un altro tipo di fodero, infatti è sempre un fodero rigido, cioè che ha la parte terminale appunto sempre rinforzata e la parte mediale comunque rigida, però è un fodero che ha appunto questa pancia nella parte mediale ed è indicato per il trasporto delle canne sia bolognesi che inglesi. È un fodero costituito che ha tre tasche, all'interno di ogni tasca può essere riposta una o due canne. Ecco, come si può notare, è un fodero che comunque, avendo questa ampia pancia, può contenere sia le canne senza mulinello che le canne con mulinello, e ogni tasca può contenerne o una o due.